Ha debuttato mercoledì e resterà in programma al Morlacchi fino a domenica prossima. La mia vita raccontata male, il monologo per voce sola e due chitarre, in cui Claudio Bisio sfoggia tutte le sue doti di raccontastorie. Le parole arrivano dalle pagine dei libri di Francesco Piccolo e difatti, sospesi e sparsi sul palcoscenico, di libri ce ne sono davvero tanti. Il corpo, la voce e soprattutto la faccia sono invece quelle dell'attore ligure che nella sua fortunata carriera fra cinema, teatro e televisione ha costruito personaggi indimenticabili, uno fra tutti, il mitico Alberto Colombo di Benvenuti al Sud. La mia vita raccontata male non è tuttavia la vita di Claudio Bisio e neanche quella di Francesco Piccolo. È un po' la vita di tutti quelli che hanno attraversato la seconda metà del secolo scorso, quelli che sono nati quando in TV c'erano le Kessler, che hanno attraversato il 68, spesso senza capirci molto, che hanno scoperto l'amore e la politica negli anni 70 e che sono cresciuti e invecchiati guardando Mara Venier in TV la domenica pomeriggio. Ecco, verso la fine della trasmissione lei faceva un giochino che era la semplificazione definitiva di tutti i giochini, in quanto l'unica capacità richiesta era che tu in quel momento stessi guardando Domenica In. So se mi ricordo, perché c'era un computer, immagino, che elaborava un numero di telefono a caso e bisognava soltanto rispondere al telefono. Solo che, vabbè, non bisognava dire pronto, ma bisognava dire Domenica In. Vi ricordate? Se non fate la faccia che siete giovani, in caso visto le facce siete, cioè, come me almeno. Per 80 minuti Bisio tiene la scena, mentre la trama musicale delle chitarre di Marco Bianchi e Pietro Guarracino sostiene e accompagna il racconto, anzi i racconti in cui gli spunti comici si intrecciano con la nostalgia per un passato profumato di borotalco, in cui c'era ancora l'illusione di poter cambiare il mondo. Non è la sua vita, ribadirà alla fine l'attore tra gli applausi del pubblico, ma forse è un po' la vita di tutti noi. Il titolo è La mia vita raccontata male, ma non è la mia vita, cioè, chiaro, era chiaro a tutti che è un testo teatrale, ok, cioè voi pensavate che sarà mai, allora io ho veramente una moglie, ma magari fosse che sarà mai, è una cagacazzo infinita, ragazzi, va bene, salutiamo. Ma magari, ciao Perugia!